Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un profumo che mi ha regalato mia mamma. Settimana scorsa stavamo facendo la spesa, fuori dal supermercato c'è una piccola erboristeria e appunto terminata la spesa siamo entrati perché mia mamma doveva comprare uno sciroppo. Davanti a noi c'erano due o tre persone, quindi abbiamo fatto un mini giro nel negozio perché è veramente un negozio piccolissimo. E c'era questo stand dell'erbolario, quindi abbiamo incominciato un po' a vedere e sentire un po' le varie fragranze che c'erano, e tra cui abbiamo sentito anche le due nuove. Io le avevo già sentite, mia mamma le ha sentite per la prima volta, e niente, mi fa: sentiamo un po' i profumi, quale ti piace di più? Mi ha detto. Allora spruzza uno, spruzza l'altro, ho detto: guarda, mi piace quello al patchouli. Mi fa: te lo regalo io, e così l'abbiamo portato a casa. Questa è la sua scatoletta. È una scatoletta molto semplice, predominanza di colore il bianco, c'è raffigurato questo sceicco, ti dà un'idea di oriente questa scatola, di pace, di benessere e in qualche modo anche diciamo l'occhio è attratto dalla scatola. Semplice, carina. La boccetta è questa, che è giocata su questi due colori arancione, proprio vetro arancione, e questo tappo blu elettrico che mi piace tantissimo, veramente tanto. E niente, quindi mi fa: te lo regalo io, e ho detto: vabbè, ancora di più apprezzato visto che me l'ha regalato lei. E l'ho portato a casa, l'ho usato in questi giorni. È un profumo che mi piace, è un profumo un po' diverso da altri al patchouli che ho. È un profumo che mi ha fatto ricevere dei complimenti perché mi è stato chiesto che profumo indossassi quando l'ho messo, perché è un profumo che comunque piace, lascia una buona scia, dura veramente tanto, io lo sento che mi accompagna per tutta la giornata, parte molto intenso nelle prime 2-3 ore, poi diventa una fragranza più leggera fino a diventare qualcosa che resta sulla pelle, come se fosse una sorta di borotalco, passatemi il termine, che rimane sulla pelle, però rimane tutto il giorno. Sui vestiti si attacca molto bene, infatti. Poco fa, prima di fare il video, ho fatto la lavatrice, ho tirato fuori i panni dal cesto per portarli alla lavatrice e si sentiva sui maglioni ancora il profumo di patchouli. Quindi rimane tanto sui vestiti. Quindi per chi magari come, non come me, che mette una divisa, ma usa proprio gli abiti con cui esce di casa, si sente ancora di più il profumo perché appunto l'abito lo trattiene ancora di più rispetto che la pelle, ecco. Però sono soddisfatto di questo regalo che mi ha fatto mia mamma. Patchouli dell'Erbolario è stato lanciato sul mercato nel 2009 ed è una fragranza unisex. Gli accordi che ho trovato sono legnoso, dolce, speziato caldo, floreale, terroso, talcato e balsamico. A me piace tanto perché c'è questo contrasto. Da un lato si sente questa parte terrosa, questa parte legnosa, la parte più rude del patchouli, diciamo. E poi c'è tanta, tanta, tanta dolcezza, però non è quella dolcezza stucchevole che ti rimane sullo stomaco, è quella dolcezza che si amalgama bene con questo patchouli e questo mi piace molto. Lo trovo sicuramente una fragranza unisex, forse per qualcuno magari più abituato tipo io ho un altro profumo al patchouli che è della Reminiscence, che è molto terroso, molto legnoso, molto forte come patchouli. Questo è con tutta questa dolcezza che lo accompagna, magari per chi è abituato a quella tipologia di patchouli, questo può risultare più un patchouli femminile. Per me lo trovo sicuramente una fragranza unisex e mi piace proprio questo gioco di contrasto che c'è dolce e grintoso allo stesso tempo, quindi mi piace. In apertura questo profumo si apre con la nota del patchouli. Nel cuore troviamo la rosa di Damasco, l'iris, la pesca, il mughetto, l'ylang ylang, la peonia, il timo, il giglio, la lavanda, la palma rosa, arancia amara e gelsomino. Nel fondo vaniglia, muschio bianco e torrone. Io ci sento tantissimo
da quando lo spruzzo a tutta la giornata che mi dura sulla pelle, sento proprio la parte del patchouli e sento proprio questo sentore legnoso e terroso che mi piace. E poi ci sento tantissimo la nota del torrone e della vaniglia. Non so se forse è il periodo, insomma, è quasi il Natale, quindi siamo abituati a mangiare come dolce il torrone, non lo so. Forse la temperatura bassa, io ci sento proprio queste note. Delle note del cuore, tutto questo repertorio, diciamo, fiorito e agrumato, sento veramente poco. Ci sento proprio una punta di arancia, questa nota di arancia amara, la sento. E poi, secondo me, durante la sua evoluzione diventa una fragranza talcata, perché è come se fosse un borotalco, qualcosa che ti avvolge come una polvere intorno a te. Secondo me è data dall'iris, dalla lavanda e dal muschio bianco, è dato questa polvere dolce che si addolcisce ancora di più con vaniglia e torrone e che ti accompagna, ti avvolge proprio come un caldo abbraccio, come una sciarpa che ti avvolge e mi piace veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. E lo trovo veramente molto buono, ottimo rapporto qualità-prezzo, perché comunque è un profumo che lo metti alla mattina, ti dura fino alla sera che ti lavi. Ovviamente le prime ore è molto intenso, poi va scemando, però comunque rimane, non è uno di quei profumi che lo metti dopo 3 ore e non senti proprio più niente, lo senti. E mi piace soprattutto questo gioco di contrasti. Dolce e più rude, ecco, mi piace questo gioco, che lo trovo un gioco anche piacevole, nel senso di ti dà quell'idea di sensualità sia al maschile che al femminile, quindi mi piace tanto questa caratteristica che ha questo profumo, lo trovo veramente veramente buono. E sono contento che, insomma, che mi è stato regalato da mia mamma. Sono contento di condividerlo con voi perché merita veramente tanto questo profumo, secondo me. Se vi capita, sentitelo, tanti lo conosceranno già. Ho visto alcune recensioni in giro, per alcuni è un buonissimo profumo, per altri è un profumo più banale, per alcuni è un profumo che vale la pena essere comprato, per altri sentono più la parte dolce rispetto alla parte più forte del patchouli e quindi dicono è più orientato verso il genere femminile che non il genere maschile. A me sinceramente piace, lo trovo unisex come fragranza e appunto forse la sua peculiarità è proprio questo gioco di contrasti. Come vi dicevo di un altro profumo l'altra volta, anche quando metto questo mi viene in mente il simbolo del Tao, lo Yin e lo Yang, l'uomo e la donna, c'è proprio racchiuso in questa fragranza questo. Poi c'è questa sua polverosità, questa sua caratteristica talcata che gli dà anche quell'aria ancora più orientaleggiante, più misteriosa, più sensuale. Mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Veramente buono. Io vi ho detto tutto, vi ringrazio come sempre, ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio tutti voi per il supporto, vi lascio il link per seguirmi su Instagram, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e noi ci sentiamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!